è un coro di speranza, non è un coro di morte. Ancorché si chiami Vexilla Regis Prodeunt Inferni, che rappresenta il primo verso del 34esimo canto dell'Inferno, che significa i vessilli del re, le bandiere del re dell'Inferno si avvicinano, quindi è Dante che si sta avvicinando a Lucifero, quindi il massimo grado dello sgomento di chi si avvicina al demonio per eccellenza. In realtà poi, attraverso la musica di Bruckner e attraverso i versi di Dante, si trasforma in un canto di speranza, perché quel canto, che era iniziato con lo sgomento di chi si avvicina alle bandiere del demonio, poi finiscono con "e così uscimmo a rivedere le stelle", che è il punto di speranza da dove tu puoi, o chiunque, una volta toccato il male assoluto, può essere sempre in grado di risalire, fino ad arrivare appunto alle stelle. Ed è per questo che noi chiuderemo la serata con questo, che io ho interpretato come un canto di speranza.